in vantaggio, poi esce fuori il Perugia, una grandissima partita anche tua, poi degli episodi contestati, poi si trova il meritato, forse anche poco, il pareggio. Sì, siamo stati bravi a reagire, comunque eravamo di fronte alla prima in classifica, che secondo me per organico e blasone è quella che andrà in Serie A direttamente, quindi siamo stati bravi a reagire e credo anche a tornare in partita correttamente, insomma, penso che alla fine se una squadra meritava di vincere eravamo noi, e purtroppo commentiamo anche episodi così sfavorevoli, però fanno parte del gioco e guardiamo avanti consapevoli, insomma, che la prestazione ci fortifica. È un punto quindi guadagnato, ma poteva essere qualcosina di più. Il gol, tu quello annullato, tu eri in campo, forse hai visto qualcosa più di noi, ma sembrerebbe che sia buono. Sì, ero l'ultimo, però insomma dalla dinamica sembrava buono, è arrivato da dietro Monaco, chi l'ha rivisto ha detto che era buono, peccato, perché avremmo avuto altro tempo per poter così provare a vincere. Niente, archiviamo e guardiamo avanti, anche perché andiamo sabato in un campo difficile, siamo tanti squalificati, quindi bisogna così dar seguito ai risultati. Appunto, sabato mancherai anche tu, oltre tre compagni di squadra, quindi quattro sarete assenti. Che partita ti aspetti per i tuoi compagni? Ma sapevamo che andare adesso a Avellino non è facile, loro sono in un ottimo momento di forma e risultati. E abbiamo fatto fronte anche in passato a partite in cui eravamo contati, quindi credo che chi andrà in campo, come ha dimostrato, andrà per dare il massimo e volendo far bene. Quindi 11 il mister sicuramente li troverà e così non bisogna guardare gli assenti, se vogliamo far bene da qui alla fine credo che ogni partita vada affrontata con chi c'è nel massimo. Grazie.